L'attività della Procura su questo tema è, come dire, è risalente nel tempo, la massima attenzione sia da parte delle forze dell'ordine sia da parte della Procura. Oggi con questi 5 arresti riusciamo a mettere un punto, dal punto di vista cautelare chiaramente, della gravità indiziaria, su un gruppo di taglieggiatori che sul territorio vivevano e si sviluppavano dal 2011 con un'attività continuativa, erano come dire prestasoldi professionali che stavano sul territorio, soggetti dediti ad altre attività criminose sul territorio anche con plurimi procedimenti, con tassi usurai del 140-250% sui prestiti, con azioni criminose di minacce sia verbali sia, come dire, passando a via di fatto nei confronti delle parti offese. Le parti offese, alcune delle quali hanno reso dichiarazione alle forze dell'ordine, prima alla squadra mobile prima e poi in procura, grazie anche all'intermediazione di un'associazione anti-racket e anti-usura che ha svolto una funzione, come dire, di sinergia con le persone offese. Attività che chiaramente ha messo in moto un'attività investigativa fatta di intercettazioni telefoniche, di osservazioni, di ascolto di altri testi e persone, che ci ha confermato la versione resa dalle persone offese, e noi abbiamo anche in tempo reale ascoltato minacce dirette da parte di questi soggetti nei confronti delle persone offese, anche in relazione ai prestiti avuti, a quelli da restituire e ai pericoli e alla vita, le minacce nei confronti anche dei familiari. Quindi è stato un quadro generale che ci ha indotto a ritenere la gravità indiziaria ed avviarci a richiedere una misura cautelare, perché l'attività era in corso e anzi l'attività di minacce e violenze, come dice, sono anche attuali. A fronte di questo noi abbiamo avuto nel processo chiaramente una serie di imprenditori che emergevano dagli atti come persone che avevano ricorso a prestiti, secondo noi usurai, i quali hanno negato fino alla fine anche di fronte alle emergenze. Infatti sono 10 imprenditori indagati per favoreggiamento. Quindi questo è il quadro generale. Un reato che è invisibile fin quando non riesce ad essere, fin quando la parte non ci mette a conoscenza o in qualche modo riusciamo ad entrare nel meccanismo. Ed è un fenomeno, quello che abbiamo oggi intercettato con questa misura, che non è soltanto la punta di un iceberg di un fenomeno molto più diffuso in città e in provincia, e che è destinato ad incrementarsi con la crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria. Lei ha parlato di fenomeni particolari in città, non così evidenti come in altre parti della Campania, altre città, per esempio gli incendi di auto, incendi di aziende. Ecco, questi sono dei segnali. Ma io l'ho detto anche in altre occasioni, in altri territori si utilizza l'azione criminosa, colpi d'arma da fuoco o percosse e lesioni dirette. Sul nostro territorio essenziale viene utilizzato un metodo abbastanza diffuso, quello degli incendi autovetture o imprese, aziende, ed è continuo, e sono per noi la spia di un iceberg, sicuramente anche questo è una spia o di attività usuraio o di estorsioni sostanzialmente, o per precedenti prestiti o per altre formule. La quantità di incendi sul nostro territorio fa pensare appunto a un uso criminoso di questo strumento di minaccia, che poi è distruttivo da una parte ma è un monito per il futuro. Ecco, il discorso del Covid, di cui abbiamo parlato anche qualche giorno fa in una precedente intervista, quanto è inciso su questo? Cioè, voglio dire, la povertà, quello che si registra con questa grave pandemia? Ma questa è la crisi economica, produce sempre una richiesta da parte dei piccoli imprenditori di liquidità, e in una fase di emergenza sanitaria la crisi economica è evidente. Bisogno di liquidità, il bisogno di rigenerare le attività imprenditoriali e industriali, la liquidità ce l'ha la criminalità che traffica in stupefacenti, ce l'ha i grandi evasori fiscali, ce l'hanno quelli che hanno locupletato attraverso le corruzioni, ce l'ha chi ha operato estorsione nel passato. Liquidità che sul nostro territorio è presente, così come su tutto il territorio nazionale e in particolare quello del sud.
e che chiaramente oggi viene messo sul mercato. È una liquidità che verrà immessa sul mercato non soltanto in quantità limitate come sul nostro territorio, ma anche in quantità rilevanti, e turbano sicuramente la ripresa economica.